siamo anche quest'anno in molti, e quindi questo è sicuramente di soddisfazione per noi che organizziamo questo evento. Ringrazio Flaviano del suo intervento e anche dei dati che ha portato, che mi consentono poi di sorvolare su un pezzo della mia relazione. E dobbiamo anche tener conto che in realtà questi workshop sono in gran parte frutto del lavoro di Flaviano e di Silvia e non certamente del mio. Come avete capito, oggi abbiamo una giornata abbastanza tosta, non so, le tre plenarie, questa mia relazione, poi le due che succederanno, le due successive, saranno abbastanza dense su temi anche rilevanti ma complessi. Quindi preparatevi, insomma, con buona volontà a seguire un percorso piuttosto impegnativo. Anche la mia relazione quest'anno sarà un po' più lunga del solito, perché appunto Flaviano mi ha proposto questa idea di non ripetere, di cambiare un po' il formato dell'anno scorso, degli anni passati, diciamo, e di guardare un pochino più al decennio, comunque come l'impresa sociale, il dibattito intorno ad essa si è evoluto in questi anni. Devo dire che quando mi sono messo a farlo mi sono reso conto che siamo invecchiati, perché eravamo qua nel 2005, siamo qui ancora nel 2015, quindi eravamo un po' più giovani quando abbiamo cominciato. Ecco, però ho condiviso la proposta di Flaviano perché credo che in questo momento uno sguardo di medio periodo, cioè non del breve, di come sta andando la riforma e di queste cose qua, ma del medio periodo, possa aiutare a capire meglio cosa sta succedendo oggi e forse anche a cominciare a porre le basi per una miglior comprensione del senso e del ruolo dell'impresa sociale nel prossimo futuro, anche alla luce di quello che poi succederà con la riforma di cui poi parlerò. Dobbiamo aiutarci, secondo me, per cominciare da noi studiosi, a fare un po' di chiarezza in un dibattito che era abbastanza tranquillo, chiaro fino a pochi anni fa, ma che è diventato di recente confuso, approssimativo e che non sta granché aiutando il legislatore. Se assistiamo a questo rimpallo fra governo, Camera, Senato, eccetera, emerge chiaramente che ci sono idee diverse e credo che dietro queste idee diverse ci sia anche una certa responsabilità di chi in questi anni si è occupato di impresa sociale. Inizio con ricordare, perché è utile, il percorso dell'impresa sociale in Italia, che è scandito secondo me da tre tappe. Due sono già venute, una in corso. La prima è sicuramente la legge 381 del 91 sulla cooperazione sociale, la seconda tappa la legge delega 118 del 2005, poi il decreto successivo del 2006, e la terza tappa, come dicevo, in corso, il progetto di riforma del terzo settore che, come noto, riguarda anche l'impresa sociale. Ognuna di queste tappe, è opportuno ricordarlo, ha portato con sé, o nel caso della riforma vuole introdurre, alcune novità, più o meno importanti, più o meno efficaci, e non tutte positive, ma comunque delle novità. La 381, non entro nei dettagli perché tutti voi siete, molte parti di voi la conosce molto bene, ecco, dobbiamo ribadirlo però, va considerata, a ragione, il provvedimento che ha per la prima volta istituzionalizzato una forma ben definita di impresa sociale. La prima volta al mondo, non, anche se forse la legge Basevi in qualche modo sulle cooperative era già un anticipo, diciamo, di una forma di impresa sociale con i suoi vincoli. Infatti, e contrariamente a quanto alcuni hanno recentemente sostenuto, no, la 381 utilizza per definire l'impresa sociale due criteri. Quello che essa è, indicandone obiettivi e limiti, in particolare sulla distribuzione di utili, e quello che essa fa, perché ne limita in modo preciso i settori di attività. Quindi quando qualcuno ha scritto che la nuova, noi dobbiamo andare verso una legge che sposti l'attenzione o la definizione di impresa sociale da ciò che essa è a ciò che essa fa, dimentica che sia questa legge, la 381, in maniera molto chiara, ma anche la 155, definiscono l'impresa sociale anche per quello che fa, perché ne limita in maniera significativa l'attività ai noti settori, servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari ed educativi e inserimento lavorativo. Una legge caratterizzata da chiarezza e linearità definitoria, non perfetta ma comunque molto, molto, molto progredita, ma che è stata poi una chiarezza che
possiamo dire che è stata poi alla base del successo di questa forma di impresa negli anni successivi. Uno sviluppo che non è privo di preoccupazioni, abbiamo sentito anche i numeri di Flaviano, è un percorso che ha incontrato molte resistenze, pensiamo a resistenze sindacali nei confronti della cooperazione sociale, ma che comunque si sono via via attenuate man mano che il fenomeno si andava consolidando. Negli anni successivi, all'approvazione della 381, è emersa e si è via via consolidata anche l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema dell'impresa sociale. È maturata, anche a seguito della riflessione europea tra giuristi, economisti, eccetera, è maturata la convinzione che con l'istituzione della cooperativa sociale si fosse davvero creata una nuova forma di impresa, diversa sia dall'impresa a scopo di lucro, sia dall'impresa pubblica, sia dall'impresa cooperativa tradizionale, utilizzabile anche in settori come appunto sociosanitario, sociale ed educativo, utilizzabile anche in settori diversi da quelli appunto in cui era stata confinata di fatto l'attività delle cooperative sociali, e quindi si è maturata la convinzione che fosse opportuno consentire creare imprese sociali anche con forme giuridiche diverse da quella cooperativa. Ne abbiamo commentato per anni questo passaggio. Anche perché, e questa forse è una cosa che pochi hanno notato, anche perché in particolare in quegli anni, è un fenomeno di lungo respiro, ma in particolare dopo l'approvazione anche della 266 sul volontariato e della 381, anche in Italia si è assistito a un allentamento progressivo dei vincoli allo svolgimento di attività di produzione continuativa di beni e servizi imposti dal Codice Civile alle fondazioni e alle associazioni. E ciò aveva consentito di fatto, o determinato in qualche modo, un'evoluzione di molte di queste in senso imprenditoriale. Io ricordo quando si discuteva di come far diventare, come strutturare il volontariato, e si era pensato alla forma cooperativa, nella forma poi della cooperativa di solidarietà sociale, che con l'associazione non si poteva neanche emettere fattura e quindi non era possibile avere nessun tipo di mercato, perché comunque l'utente chiedeva di poter, se era un'impresa o era un'associazione, un soggetto giuridico, chiedeva fattura. Oggi si può fare qualsiasi cosa con le fondazioni, qualsiasi cosa con le associazioni. C'è un'associazione di volontariato che hanno decine di dipendenti. Questo perché? Perché si è, diciamo, è venuta via via scomparendo o attenuandosi questa distinzione netta tra forme giuridiche. Tra l'altro un'evoluzione confermata poi recentemente dal censimento sul non profit del 2011, che ha rilevato l'esistenza di quasi 60.000 associazioni, fondazioni ed enti ecclesiastici che coprono almeno il 70% dei costi con entrate dalla vendita di beni e servizi, e quindi sostanzialmente rientrano perfettamente, a parte i settori di attività, c'è lo sport che nel 155 non considera, ma rientrano quasi perfettamente nella definizione di impresa sociale secondo il 155. Ecco, queste sono le ragioni che hanno portato appunto negli anni 2005-2006 prima alla proposta e poi all'approvazione della legge sull'impresa sociale, consentire l'ampliamento dei settori di attività e delle forme giuridiche utilizzabili. Lo sappiamo tutti, abbiamo commentato tante volte in questi nostri incontri, la legge tuttavia non ha dato i risultati attesi. E qui i giudizi sul perché non l'ha dati si differenziano. Secondo alcuni non ha avuto successo perché non in grado di attrarre risorse finanziarie necessarie al suo sviluppo a causa dei vincoli stringenti alla distribuzione di utili. Secondo me, e secondo altri che hanno seguito questa evoluzione, molto probabilmente non per questa ragione, perché sennò le cooperative sociali non avrebbero quelle risorse finanziarie messe in luce da Flaviano, ma perché è mancato un sistema di incentivi fiscali adeguato in grado di premiare queste forme di impresa, ma non solo di premiare, ma quantomeno di compensare i costi che esse devono sopportare se vogliono modificare la forma giuridica dall'associazione fondazione tradizionale verso la fondazione o associazione impresa sociale. E quindi, proprio per questa ragione, secondo me, fondazioni e associazioni non hanno ritenuto né necessario né vantaggioso assumere la nuova veste giuridica, e sono nate, tra l'altro, poche imprese sociali in forme giuridiche diverse da quella cooperativa. Il punto però è che questo diciamo fallimento, tra virgolette, se vogliamo, della legge sull'impresa sociale non ha comportato,
come qualcuno ha affermato confondendo il fenomeno dell'impresa sociale con la legge che portava questo nome, non ha portato né il blocco né il rallentamento della crescita delle imprese sociali. Semplicemente queste hanno continuato a formarsi ed espandersi nella forma della cooperazione sociale, più nota, meglio normata, più frequentata, diciamo, e più di recente, tra l'altro, un nuovo fenomeno che sta emergendo, di cui tra l'altro il prossimo numero di Impresa Sociale si occupa, attraverso il formarsi ed espandersi di nuove forme di cooperazione, come le cooperative di comunità. Qual è la differenza tra una cooperativa di comunità e una cooperativa sociale? Nel tipo di servizi che svolgono, ma non nella forma, perché comunque ambedue perseguono l'interesse generale della comunità. Come abbiamo visto prima, il numero di cooperative sociali è raddoppiato, il fatturato pure, ma su questo poi tornerò brevemente dopo. In realtà, se guardiamo bene, cioè se andiamo a vedere non i fenomeni complessivi, ma andiamo un pochino a studiare all'interno, qualcosa si sta muovendo anche per le forme giuridiche di capitali, utilizzate soprattutto da cooperative sociali per organizzare nuovi servizi, cooperative sociali ed altri soggetti per organizzare nuovi servizi. Ecco, se voi leggete il libro di Flaviano e Venturi sull'ibridi, di cui tanto si parla in questo momento, beh, guardate, non sono altro che imprese sociali costituite in forme diverse dalla cooperativa sociale o dal consorzio di cooperative sociali, secondo la 118-155. Chiamiamoli ibridi, va bene, ma sono imprese sociali. Senza quella legge probabilmente non sarebbero nati quegli ibridi, o nessuno avrebbe pensato di costituire gli ibridi, e la cooperazione sociale avrebbe continuato a produrre consorzi. In ogni caso, fino a un paio d'anni fa, la riflessione su questi temi era andata avanti lungo un sentiero di analisi, di proposte, di policy abbastanza chiare e coerenti. E qui non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo. Nel senso che molti paesi europei avevano di fatto seguito il percorso italiano, sia quello della cooperativa sociale, sia quello dell'impresa sociale. Vi era la consapevolezza dei limiti della nuova legge, ma la riflessione era orientata non tanto alla riforma, no? Fino a 2 anni fa, ma a cercare di capire, di individuare le cause del mancato funzionamento di questa legge. Ne abbiamo discusso tante volte in questa sede. Improvvisamente il quadro di riferimento è cambiato a partire dal 2011-2012 e negli anni successivi, quando, complice anche la crisi, il concetto di impresa sociale ha cominciato ad attrarre l'interesse, un interesse sempre più vasto, sia l'interesse di nuove discipline. Agli economisti e giuristi si sono aggiunti gli aziendalisti o gli studiosi di management, sia quello di un numero crescente di governi ed istituzioni internazionali. Fino ad ora se n'era occupata quasi solo l'OCDE, negli ultimi anni se ne occupa la Commissione europea, se ne occupa il G7 e via dicendo. Ed è a questo punto, in modo crescente negli anni successivi, che si incrociano visioni e definizioni, ma anche obiettivo dei proponenti le riforme e dei policy maker che si occupano di questo tema, dicevo, obiettivi diversi, di cui è difficile fare sintesi, se non si hanno idee chiare, e non ci sono secondo me, su ciò che si vuole realizzare e alle conseguenze sia sulle stesse imprese sociali che sulle politiche sociali. Allora, guardando da un punto di vista internazionale, 3 mi sembrano i punti di vista poco per nulla conciliabili che sono venuti emergendo in questi anni. Innanzitutto sul piano scientifico, economisti e giuristi si sono progressivamente divisi fra quelli interessati soprattutto a definire le caratteristiche di una nuova forma di impresa, l'impresa sociale appunto, in quanto istituzione ben identificata nelle sue caratteristiche, perché ben definita, perché destinata a gestire particolari attività che prima erano di fatto affidate alle pubbliche amministrazioni, e quelli invece, cioè l'altra parte, soprattutto gli studiosi di scienze manageriali, non interessati a sviluppare nuove forme giuridiche o non attenti agli aspetti, diciamo, istituzionali di queste forme di impresa, ma molto più interessati alla figura dell'imprenditore individuale, eroico, innovatore, e alla emergente, secondo me più auspicata che emergente, comunque stiamo a quello che scrivono, alla emergente tendenza delle imprese in generale, in particolare delle for profit, a farsi carico della soluzione di problemi sociali. E questa è una divisione ormai molto netta. In letteratura gli articoli e i libri si sono moltiplicati in un modo esponenziale e ci sono queste due chiare tendenze
con qualche sovrapposizione, ma assai poche. Secondo punto di vista su cui c'è stata un'evoluzione, sul piano della cultura d'impresa. Emersa sempre più chiaramente la distinzione tra l'approccio europeo all'impresa sociale, dico europeo, non italiano soltanto, in generale orientato a definire per legge queste forme imprenditoriali e a fissarne in modo preciso caratteristiche, limiti e attività, e l'approccio statunitense, non direi anglosassone, perché anche qui l'Inghilterra è più ambigua, visto che comunque la legge sulle community interest company ed è tutto coerente con la tradizione europea. Non definisce i settori, ma definisce comunque il community asset, cioè il fatto che devono comunque dimostrare che fanno un qualcosa di utile per la comunità. Appunto questo approccio statunitense, che invece per tradizione preferisce lasciare la massima libertà all'imprenditore nel decidere le caratteristiche che deve avere la sua impresa, per quanto tempo le deve avere, e lo premi o meno a seconda o dei risultati o dei vincoli volontariamente assunti. Ricordo banalmente che, come tante volte ha ricordato Barbetta, la definizione non esiste negli Stati Uniti, una definizione di non profit, se non dal lato del fisco. Cioè è il fisco che decide, che ha deciso chi è non profit e chi è for profit. E l'ha deciso sulla base, decidendo, diciamo, il tipo di benefici fiscali che gli sono stati assegnati. In proposito, però, volevo ricordare che sbagliano coloro che sostengono che la definizione di impresa sociale contenuta nella comunicazione della Commissione europea sul social business, a cui spesso ci si richiama in occasione del dibattito sulla riforma, cioè sia richiamati, ecco, sbagliano coloro che ritengono che questa definizione abbia imboccato la direzione statunitense. Non è vero. Se voi leggete bene quella definizione, poi ci tornerò un attimo più avanti su un punto particolare, essa basa la definizione di impresa sociale sui tre pilastri della tradizione europea: obiettivo sociale esplicito e attività coerente, vincolo di non distribuzione della maggior parte degli utili, argomento ripreso dalla legge sulle cooperative sociali italiane, perché negli altri paesi normalmente è totalmente esclusa la distribuzione di utili, e governance inclusiva di tutti i portatori di interessi rilevanti e partecipata, o democratica come si dice, con l'esplicito richiamo a consumatori e lavoratori. Leggete la definizione, questa è la definizione dell'impresa sociale data dalla Commissione europea, ed è esattamente la stessa che abbiamo portato avanti in questi anni in Italia e in Europa. E infine il terzo piano su cui si è verificata una divaricazione di approccio è il piano delle politiche sociali, dove è diventata sempre più chiara la divisione fra i paesi come l'Italia, che nell'impresa sociale hanno visto e vedono soprattutto un soggetto destinato non a sostituire l'offerta pubblica, ma a incrementare e ampliare l'offerta complessiva di servizi, anche contribuendo ad una razionalizzazione delle modalità produttive, e i paesi invece, come il Regno Unito di Cameron, qui sì è il Regno Unito il portatore di questa visione alternativa, che invece chiudono i servizi pubblici, in alcuni casi li esternalizzano con gli stessi lavoratori, tagliano le spese sociali in maniera significativa, quelle pubbliche, e soprattutto pensano o auspicano di nuovo, perché anche qui i dati non ci dicono che si va andando in questa direzione, auspicano che con strumenti di finanza innovativa applicati alle imprese sociali sia possibile finanziare, e questo è l'obiettivo di Cameron e degli strumenti che ha messo in campo, sia possibile finanziare in misura massiccia e crescente la spesa sociale. Cioè dove l'impresa sociale diventa un sostituto delle politiche pubbliche e va a finanziarsi sul mercato privato. È da questa impostazione, e non da quella della maggior parte dei paesi europei, che nascono i nuovi strumenti di finanza sociale come i social impact bond. L'idea è tiriamo finanza nel sociale dal mercato privato. Qui c'è un aneddoto interessante sulle posizioni dell'inglese. Voi sapete che c'è la nuova normativa europea sugli appalti prevede che si possano fare gare riservate per imprese che inseriscono almeno il 30% di lavoratori svantaggiati. Prima era il 50%. I lavoratori protetti, poi l'Italia ha cercato di spingere nella direzione poi della 381, articolo 5, e la principale resistenza a far passare questa norma è venuta dal governo inglese, che voleva considerare i lavoratori svantaggiati i dipendenti pubblici licenziati e che erano interessati a continuare a svolgere i servizi come soggetto privato, in modo da evitare la gara. Tanto per dire che
gli anglosassoni amano le gare più di noi. Non è affatto vero, siamo noi quelli che sono appassionati delle gare. Ecco, rispetto a ognuno di questi diversi punti, non noi, no, noi come paese, come Italia, come governo, come legislazione, rispetto ad ognuno di questi diversi punti di vista e della loro realizzabilità, ognuno la può pensare come vuole, ovviamente, abbiamo posizioni diverse e questo è legittimo. E questo per esempio è ciò che sta accadendo nel Regno Unito, dove il dibattito sia a livello accademico che di policy è molto acceso. E diciamo, gli interventi a contrasto di questa politica sono molto, molto, molto forti e molto significativi. Quello che però si dovrebbe evitare e che non abbiamo evitato è di mettere insieme alla rinfusa e spesso colpi di slogan spezzoni di riflessioni o di idee o specifici strumenti ideati in contesti diversi, isolandoli dal contesto e applicandoli in un contesto completamente diverso per tradizione, cultura, impostazione delle politiche pubbliche, legislazione, ruolo assegnato dal policy maker e dagli stessi cooperatori, imprenditori sociali alle imprese sociali. E questo, lo dicevo, è ciò che sta avvenendo in Europa, ma soprattutto, guardiamo a noi, nel nostro paese. Non contesto, come qualcuno mi ha accusato di fare, la voglia o la necessità di innovare sia la legislazione che gli strumenti di sostegno all'impresa sociale. Siamo stati come Risk Network tra i proponenti la riforma dell'impresa sociale, quelli che hanno spinto in questa direzione, quindi non credo che possiamo essere accusati di essere dei tradizionalisti. Ciò che mi ha preoccupato e mi preoccupa è questa voglia di partire sempre da zero, di negare quello che finora si è realizzato. Mi preoccupa la superficialità delle proposte, le letture forzate della realtà, che vengono usate solo per sostenere tesi e proposte che da sole non si reggerebbero se dovessimo chiedere ma che dati hai a supporto di questo? Non ce ne sono. È così iniziato un dibattito senza memoria, secondo me, in questo momento, intorno alla riforma c'è un dibattito senza memoria e che rischia non solo di essere velleitario, ma anche di distruggere o di mettere in pericolo l'idea stessa di impresa sociale come istituzione a sé stante, fondendola nel rinnovato calderone, forse più che nel passato non privo di pericoli di opportunismo, di una non ben precisata propensione delle imprese a farsi carico di un problema sociale. Sostenendo che non tutte sono da considerare imprese sociali, considerare imprese sociali e incentivare nello stesso modo, indipendentemente dalle forme giuridiche assunte. Perché questo è ciò che sta passando, o che alcuni vorrebbero leggere, nella proposta di riforma che è uscita dal governo prima e poi dalla Camera. Faccio due esempi, appunto, la riforma del terzo settore, dove il governo, senza darne giustificazione, e contro i pareri che aveva raccolto, più di due terzi, dei soggetti che hanno inviato le loro proposte al governo, le loro osservazioni al governo, tra l'altro tutte le grandi organizzazioni, perché poi l'altro terzo sono molto spesso persone individuali, avevano chiesto di mantenere una serie di caratteristiche dell'impresa sociale. Bene, allora non capisco a cosa servono queste consultazioni, perché il governo ha cambiato radicalmente la definizione di impresa sociale sviluppata nel corso dei decenni in Italia e in Europa, e che ormai potevamo considerare consolidata, assumendo di fatto, ma senza dirlo in modo esplicito, e questo è, secondo me, scorretto, una definizione più in linea con quella, o totalmente in linea con quella statunitense, cercando di allentare i vincoli cui l'attività dell'impresa sociale in Italia è sottoposta e facendo dell'impatto sociale, lo ricordate nel dibattito dell'anno scorso, chi c'era, misurabile, aggettivo scomparso per fortuna, facendo diventare l'esito dell'attività dell'impresa, come ben ha scritto Manes recentemente, l'elemento distintivo dell'impresa sociale. Cioè non più ciò che è, solo ciò che fa. Ma allora è meglio restare su ciò che è, su ciò che fa, come abbiamo fatto finora. Creando così, di fatto, visto che non viene toccata la legislazione sulla cooperazione sociale, non un unico soggetto, quello su cui si era insistito quando eravamo partiti con l'idea di sponsorizzare o di portare avanti il tema della riforma, quello dell'impresa sociale appunto inclusivo delle diverse forme, ma soggetti profondamente diversi, per cui non si capisce più chi si deve chiamare impresa sociale alla fine. E questo senza alcuna riflessione su come una simile definizione sarebbe stata accolta all'interno del terzo settore, a questo punto ha ragione a dire noi siamo un'altra cosa, e senza nessuna attenzione a quali comportamenti opportunistici potrebbe dare spazio. Ora, è abbastanza banale, se io faccio un'impresa
for profit che si occupa di sociale, posso anche per anni non distribuire utili. Dopo anni vendo l'impresa a qualcuno che mi offre una bella cifra di denaro, se non ho un vincolo sul patrimonio, tutti gli utili accumulati vengono incamerati dal proprietario. I vincoli non sono lì soltanto per bellezza, sono lì perché hanno un significato. E tutto questo, questa complicazione che comunque emergeva dal disegno del governo e comunque ancora non è chiarita, il tutto in nome del rilancio dell'impresa sociale e della semplificazione della normativa sul terzo settore. E il tutto giustificato dai sostenitori di questa ridefinizione del concetto di impresa sociale, appunto in base a quello che fa e non in base a quello che è, quando abbiamo già detto, questa era una cosa già che faceva già parte della tradizione italiana dell'impresa sociale. L'altro esempio è ovviamente quello della finanza. L'impostazione data al problema della finanza per l'impresa sociale, dove invece ci si è entusiasmati dell'approccio conservatore di Cameron, senza saperlo in molti casi, soltanto perché il G7 ha chiamato gli italiani a partecipare a questa cosa, ma senza pensare da dove veniva quella proposta, che era appunto la proposta di Cameron, infatti la Task Force venne istituita durante il G7 a Londra, al punto da sostenere le tesi che è solo e soprattutto la finanza che fa non solo le imprese, cosa tutt'altro che assodata, ma anche le imprese sociali, e che pur di attrarre questa benedetta e fantomatica finanza, perché finora non ce n'è molta che va verso le imprese sociali, vanno modificati i limiti storici delle forme di imprenditorialità sociale italiane ed europee, e su cui significato, quello del vincolo alla distribuzione di utili in particolare e della governance partecipata, esiste ormai letteratura abbastanza consolidata che ne dimostra la razionalità. In particolare, secondo questi sostenitori, va tolto il limite alla distribuzione di utili e soprattutto la libera appropriazione del patrimonio, che rappresenta invece, secondo l'esperienza, ma anche secondo la letteratura, una garanzia di continuità dell'attività di impresa e di creazione di fiducia, non solo con i consumatori, ma con le pubbliche amministrazioni, con i lavoratori, eccetera. E tutto questo è avvenuto senza una preventiva analisi dei reali fabbisogni finanziari di queste imprese. Non ho visto un'analisi dei bisogni finanziari. Le ricerche fatte in questo campo ci dicono che sono pochissime le imprese sociali che hanno bisogno di finanza e non sono in grado di soddisfarla. Quindi senza nessuna dimostrazione dei reali bisogni finanziari di queste imprese, della loro effettiva incapacità di dotarsi delle risorse finanziarie di cui hanno bisogno per lo sviluppo e dell'effettiva disponibilità delle istituzioni finanziarie, quelle tradizionali, non le fondazioni, perché lì sono buoni anche gli asini, come dicono in Trentino, diciamo, quelle tradizionali, di adattare le proprie logiche, generalmente orientate al breve o al brevissimo periodo. Qui consiglierei ai sostenitori di questa tesi di leggere l'ultimo libro della Mazzucato sullo Stato innovatore, dove analizza molto bene il ruolo e come si comporta il venture capital. Ecco, senza nessuna garanzia che queste istituzioni siano pronte ad adattare le proprie logiche alle esigenze di queste imprese. Dimenticando del tutto che questo problema, gli imprenditori sociali italiani, di questo problema se ne sono occupati già dagli anni 90, trovando anche soluzioni innovative, senza grandi sostegni da parte delle istituzioni sia private che pubbliche. Pensiamo a CGM Finance, a Cosis e avanti di questo passo. E a Banca Prossima, anche tanto, che non è in realtà un prodotto dall'interno del movimento, ma comunque che è emerso andando a vedere che cosa fanno e come si comportano queste imprese. Con il rischio di sacrificare a questa presunta necessità di finanza le caratteristiche distintive dell'impresa sociale, diventare strumenti che nessuno utilizzerà probabilmente, come i social impact bond, specialmente nella versione italiana che restituisce comunque il capitale, e di non adottare o potenziare quelli veramente utili, cioè una finanza dedicata. Vi meraviglia se come economista mi viene da chiedere, anche dopo le vicende della crisi in cui ci stiamo ancora dibattendo, ma stiamo ragionando di finanza per l'impresa sociale o stiamo piegando l'impresa sociale alle esigenze della finanza? Stiamo aprendo questo settore che finora è rimasto abbastanza lontano dalla finanza a una finanza che non sa più dove investire. Se è vero che le banche adesso prestano, chiamano i propri clienti danarosi, e gli chiedono e gli propongono di dargli un credito pari al 30% degli investimenti fatti
garantito da questi investimenti per reinvestirli in nuovi fondi, ovviamente, quindi per creare finanza su finanza. Ma la cosa che più stupisce dei sostenitori del nuovo, a tutti i costi, o di quelli che vogliono partire sempre da zero, è che per sostenere le loro idee, probabilmente anche perché privi di argomenti in positivo, almeno io non li ho visti, non li ho trovati, ho cercato di... hanno ragionato a contrario, o ragionano a contrario, facendo gara nel demolire il modello fino ad ora più affermato di impresa sociale in Italia, quello della cooperazione sociale, e sostenendo, a seconda dei casi e degli autori, uno, che la cooperazione sociale e l'intero terzo settore finora hanno fatto solo da tappabuchi alle carenze della pubblica amministrazione, svolgendo un ruolo del tutto residuale, senza una propria strategia e un'autonoma visione del proprio ruolo che avrebbero in futuro grazie alla finanza, secondo questa impostazione. Secondo luogo, che di conseguenza la cooperazione sociale è diventata ormai così dipendente dai finanziamenti pubblici da aver perso ogni capacità innovativa e quindi destinata a scomparire, e che quindi per poter acquistare la propria autonomia d'ora in poi dovrà rivolgersi soprattutto o solamente, questo non l'ho capito, alla domanda privata pagante. In terzo luogo, un'altra di queste tesi, una dipendenza dalla pubblica amministrazione che disincentiva la cooperazione sociale anche ad investire, poi ci sono i dati di Falviano che dicono qualcosa di diverso, ma sia nella crescita che nell'innovazione dell'offerta, e quindi le impedisce di cogliere nuove opportunità e di fronteggiare nuovi bisogni. Una difficoltà poi tra l'altro aggravata dall'incapacità di attrarre adeguati mezzi finanziari a causa dei troppi vincoli cui la legge la sottopone. E di queste cose abbiamo visto su Vita, in tanti posti, questo tipo di tesi. A demolire la reputazione della cooperazione sociale hanno poi contribuito, e questo purtroppo, gli scandali delle cooperative sociali coinvolte nelle vicende di mafia capitale. Vicende che, data la diffusa ignoranza della realtà della cooperazione sociale, hanno favorito il diffondersi dell'idea che esse rappresentino non un episodio da condannare, un grave episodio da condannare, senza se senza ma, come si dice, però un episodio avvenuto in un contesto degradato di corruzione allargata a politici e funzionari pubblici, che dagli ultimi sviluppi dell'indagine sembrano quelli che alla fine hanno ottenuto i maggiori guadagni netti da questa corruzione, ma che fosse invece la punta di un iceberg, di una situazione diffusa, ormai quasi generalizzata, qualcuno l'ha anche scritto. Questo è quello che i media hanno inteso o fatto intendere, usando sistematicamente definizioni del tipo il boss delle cooperative o il boss delle cooperative sociali, che conta lo 0,000 qualcosa del mondo della cooperazione, ma è diventato il boss, il re, il governatore. Ma è anche ciò che sembrano pensare non solo i media, ma anche persone che ricoprono importanti cariche pubbliche, che dovrebbero essere un po' più cauti nel dare giudizi, come il presidente dell'autorità anticorruzione, il dottor Cantone, che, come ho già avuto modo di far notare, in una recente intervista all'Avvenire ha affermato non che 2, 3, 4, quelle che sono, cooperative sociali su 13.000, hanno dato dei finanziamenti a dei politici, fatto effettivamente emerso dalle indagini, ma che le cooperative sociali, gli articoli hanno ancora un significato, hanno drenato una quantità talmente enorme, cito testualmente, di denaro da essere elargitori ancora maggiori, si intende delle altre imprese, di prebende. Io non so se l'ha mai visto i bilanci delle cooperative sociali, ma magari possiamo fare una lezione su questo. E ha aggiunto anche che le vicende che stanno emergendo in tutta Italia hanno fatto emergere che dietro queste cooperative si nascondono affaristi spesso legati a personaggi della politica locale. Davvero si può generalizzare in questo modo? A chi serve? A cosa? A chi? Ciò che non trovo accettabile, e mi rivolgo a tutti, a particolare ai miei colleghi studiosi del fenomeno, per evitare che il bisogno di visibilità che tutti noi abbiamo inquini la riflessione a tal punto da penalizzare una forma di un fenomeno socialmente ed economicamente ormai molto rilevante, ciò che non trovo accettabile è che sono tutte affermazioni prive di fondamenti empirici, a parte le indagini, anzi addirittura in contrasto con essi. Un minimo di storia della cooperazione sociale è sufficiente per contestare la tesi del tappabuchi, che continua a essere ripetuta da persone che non hanno letto la storia, che non sono andati a vedersela. Perché la cooperazione sociale italiana e il volontariato organizzato insieme con essa hanno piuttosto saputo definire e portare avanti una propria idea di welfare dei servizi, che in Italia era del tutto assente negli anni in cui questo fenomeno si è sviluppato, e sono difatti riusciti a convincere le pubbliche amministrazioni della necessità di intervenire su quei bisogni
e hanno saputo attrarre risorse pubbliche verso quei bisogni. Non è assolutamente detto che senza la cooperazione sociale e il volontariato organizzato quelle risorse sarebbero finite lì. Abbiamo visto quanti rivoli possono prendere le risorse pubbliche. E hanno contribuito quindi a dirottare risorse pubbliche verso persone e gruppi in condizioni di grave bisogno, altro che tappabuchi. E pur con difficoltà hanno saputo perfezionare e portare avanti questo modello di politiche sociali, anche quando le risorse pubbliche sono diventate meno abbondanti. Come ha fatto vedere Flaviano, hanno infatti reagito alla crisi della finanza pubblica, innovando in vari modi i prodotti. Questo lo dicono anche le ricerche. E ancor di più i processi, per razionalizzare, allargando i mercati, aumentando le risorse, le entrate da clienti privati, in particolare l'esperienza di inserimento lavorativo. Qui non ripeto i dati di Flaviano, ma vado via veloce, ma se noi guardiamo il periodo della crisi, in un periodo caratterizzato da crollo dei 10 punti del PIL e quindi anche di riduzione di 10 punti percentuali medi delle risorse a disposizione dei consumatori, le cooperative sociali hanno continuato a crescere nei numeri e nel fatturato e ad aumentare più che proporzionalmente l'occupazione e quindi i servizi offerti per euro di fatturato. Quindi si sono fatti carico di aumentare i servizi indipendentemente dal fatto che questi servizi fossero adeguatamente remunerati. In che modo? Tagliando gli utili. E questo è evidente. Infatti, se noi confrontiamo due dati, i tassi di crescita del fatturato è stato nel corso della crisi del 31,5%, superando i 10 miliardi. I redditi da lavoro sono cresciuti del 37,1%, quindi si è speso più nel lavoro di quanto aumentasse il fatturato. Questo ha portato a un numero di occupati crescente, più 50.000 durante la crisi, credo che sia l'unico settore che ha aumentato l'occupazione, arrivando a 400.000 unità, al 31 dicembre 500.000 le posizioni lavorative in corso d'anno. E la cosa interessante è ad aumentare le posizioni a tempo indeterminato, in un periodo in cui non si è fatto altro che discutere di precariato, grazie Flaviano, di precariato, ogni tanto mi perdo, ha aumentato di 55.000 le posizioni di lavoro a tempo indeterminato, cioè ha sostituito posizioni di lavoratori precari con posizioni di lavoro a tempo indeterminato, arrivando al 76% di indeterminati sugli occupati totali. E con buona pace di chi le ritiene incapaci di attrarre risorse finanziarie, anche qui ripeto i dati di Flaviano, le cooperative sociali hanno continuato a investire nonostante la congiuntura negativa. C'era anche il dato, l'ha portato anche Flaviano, il capitale investito è infatti aumentato di uno strepitoso 44% in un periodo in cui non investiva più nessuno. E per ottenere questi risultati hanno ridotto i costi di produzione diversi dal lavoro. Qualcuno mi dica come si fa senza innovare, perché insomma, magari potrebbe scrivere un libro su come si riesce a ridurre i costi senza innovare, potrebbe far fortuna, e ovviamente riducendo il risultato di gestione, cioè gli utili. Abbiamo visto fare 84% di crollo degli utili nel complesso. Ciò non ha impedito però, e questo è interessante, alle cooperative sociali di accrescere il patrimonio di una cifra pari a oltre mezzo miliardo di euro, più 34,3%. Ovviamente in questo caso non soltanto accantonando gli utili a riserva, ma ricorrendo alla sottoscrizione di nuove quote di capitale sociale. Di oltre 2 miliardi di patrimonio, per in gran parte indivisibile, di cui disponevano nel 2013, sono la dimostrazione che anche imprese limitate nella possibilità di distribuire utili possono dotarsi di sufficienti risorse finanziarie. Anzi, che proprio questi vincoli sono una delle strade verso un'equilibrata patrimonializzazione, molto più equilibrata di quella di molte imprese a scopo di profitto. Mi sembra chiaro che finché il dibattito e il confronto restano sui livelli di approssimazione e di superficialità a cui ho fatto cenno, non possono che crescere le contrapposizioni tra posizioni diverse e si rischia lo stallo del dibattito. Per evitare questo rischio e ritrovare una strategia condivisa in grado di rafforzare davvero il fenomeno dell'impresa sociale, la strada mi sembra una sola, poi magari non è così, ma nella mia riflessione ho individuato questa. Occorre evitare di semplificare la realtà in modo eccessivo, di prendere pezzi e bocconi, no? Teorie e di strategie di policy diverse. È necessario evitare di insistere su posizioni di parte per adottare invece uno sguardo ampio, in grado di tener conto della cresciuta complessità, lo diciamo che Flaviano prima, di quella che negli ultimi decenni del secolo ha mandato in crisi
una crescita complessità delle società e delle economie post-crisi. Una complessità ben maggiore di quella che negli ultimi decenni del secolo scorso ha mandato in crisi il modello bipolare Stato-mercato, a cui poi sono nate le esperienze di cooperazione sociale, e in particolare i sistemi di welfare. E che su questo binomio, che appunto ha mandato in crisi i sistemi di welfare, che su questo binomio erano stati costruiti. E che richiede un impegno che richiede una riflessione attenta, aperta e al contempo rigorosa. Quella riflessione a cui, come Risnetro, abbiamo cercato di contribuire in tutti questi anni e su cui continueremo a contribuire, almeno speriamo di riuscire a continuare a contribuire. Dipenderà dalla Cariplum se ci continuerà a finanziare. Occorre in particolare prendere atto, uno, che la domanda di beni e servizi è cambiata e ancora più cambierà nei prossimi anni. L'epoca del consumo per il consumo, detta anche consumismo, è finita con la crisi. La domanda si è fatta più selettiva, ed è chiarissimo, anche sui prodotti alimentari, ed è sempre più orientata verso beni e servizi con contenuti sociali e collettivi espliciti. Se oggi parliamo tanto di beni comuni, di cui poi parlerà Sacconi, è perché c'è questa attenzione verso beni e servizi diversi da quelli privati in senso stretto, beni e servizi che pur se avendo una componente privata hanno anche una forte componente collettiva o pubblica. Se l'offerta non si adegua o non riesce ad adeguarsi, e questa è la crisi micro della nostra, la componente microeconomica di questa crisi, aumenteranno, stanno già aumentando, l'ho scritto nell'articolo che compare dentro il fascicolo che vi è stato dato, portando i dati del 2015, aumenteranno da una parte i risparmi a discapito della crescita, come dice Keynes, i risparmi non vanno in investimento, la crescita rallenta, e dall'altra i bisogni a discapito del livello del benessere collettivo. E questo è un primo aspetto su cui ormai credo ci sia una generalizzata condivisione. In secondo luogo, occorre prendere atto che sono cambiate anche le motivazioni all'azione economica. La soddisfazione dei bisogni materiali non è più la motivazione unica, spesso neppure la prevalente, delle scelte lavorative e imprenditoriali. Le persone sono sempre più alla ricerca di senso, in particolare di impieghi capaci di dare soddisfazioni, non solo economiche. I modelli antropologici fondati sull'autointeresse non riescono più a rappresentare i comportamenti reali, come forse ai tempi della fabbrica fordista riuscivano a fare. E ancora, un altro aspetto, per ragioni diverse ormai, lo Stato non è più in grado, e lo sarà sempre meno, di far fronte alla crescente domanda di beni e servizi a carattere sociale e collettivo, i cosiddetti beni comuni. Ma non sarà neppure in grado di offrire molti più lavori dotati di senso, come bene o male molti dei lavori nella pubblica amministrazione sono. Ne consegue che deve aumentare, come sta già avvenendo, il numero di imprese con un orientamento più esplicitamente sociale, variamente tradotto in prodotti, in modalità di allocazione, cioè di distribuzione di questi prodotti e di processi produttivi. A questa crescente complessità e all'evoluzione in corso non si può dare risposta attraverso l'unica forma imprenditoriale. Il concetto della fine della storia, a cui pensava che il capitalismo avrebbe comunque sarebbe diventata l'unica forma economica, durato lo spazio di un mattino. Questo vale anche per le forme di impresa. Non si può pensare che a questa complessità si faccia fronte soltanto con l'impresa a scopo di lucro, come pensa la maggior parte degli economisti, in particolare quelli di estrazione anglosassone. Anche se a questa impresa di capitali o for profit diamo un maggiore o più o meno elevato orientamento sociale. C'è invece bisogno, più che nel passato, e anche a seguito del ritirarsi del ruolo dello Stato, di una pluralità di forme di imprese, che la tesi che sostengono soltanto coloro che vogliono una normativa più stringente sull'impresa sociale, occorre una pluralità di forme di impresa, ognuno con le proprie caratteristiche, i propri vantaggi, i propri limiti, a seconda dell'attività e degli obiettivi perseguiti. Non solo, c'è bisogno anche di un pluralismo di imprese non sociali, socialmente orientate, cioè con obiettivi sociali espliciti, anche se non sempre prioritari o esclusivi, e anche se non sempre vincolanti, e quindi con vincoli anche diversificati. Una pluralità di forme imprenditoriali ad orientamento sociale, di cui l'impresa sociale, come definita in Italia e in Europa, è un esempio, è una forma. Una forma comunque in continua evoluzione, difficile da catturare, anche questo è un tema, perché questo pluralismo c'è già oggi, ma diventerà ancora più evidente in futuro.
che consiglia di tenere distinte le realtà giuridicamente riconosciute dalle imprese sociali di fatto. Anche in Italia, indipendentemente dalla definizione che la riforma darà dell'impresa sociale, continueremo a vedere imprese sociali di fatto organizzate in forme diverse. Il decreto 155 non prevede lo sport fra le attività che possono essere svolte dalle imprese sociali. Continueranno a farle le associazioni, ma saranno imprese sociali, perché comunque l'attività sportiva ha una connotazione sociale importante, per esempio tutta quella dilettantistica, no? Nell'educazione agli stili di vita. Quindi no, è un confine, no? Non riusciremo mai a mettere tutte le mucche dentro il recinto. E quando saremo riusciti a farlo sarà per un breve periodo, perché ne nasceranno comunque altre. Come hanno dimostrato le ricerche portate avanti con Luca Fazzi, questo pluralismo è già evidente all'interno della stessa cooperazione sociale, che pur utilizzando la stessa forma giuridica, di fatto perseguono obiettivi diversi, alcune più l'interesse dei lavoratori, alcune più quelli degli utenti, ancora alcuni quelli delle pubbliche amministrazioni, appaltanti i servizi, e non solo, ma non perseguono tutte allo stesso modo, non danno tutte la stessa definizione al loro interno, nella loro strategia, del significato dell'interesse generale della comunità. Cioè non tutte hanno la stessa propensione verso una maggior giustizia sociale. Alcuni guardano di più altri interessi legittimi all'interno dell'impresa. Infine, occorre prendere atto che per favorire e promuovere lo sviluppo di queste imprese non basta un solo strumento specifico, non basta un singolo intervento, per quanto ben congegnato, pensando che solo quello strumento, solo quell'intervento possa essere risolutivo. Serve un complesso di strumenti e di interventi. Cioè, girano questi schemi di ecosistema dell'impresa sociale, presi dal studio del mapping sull'impresa sociale, che abbiamo contestato, ma invano, dove ci sono tutti gli elementi tranne la domanda. Allora, secondo voi si può fare un'impresa se non c'è la domanda? C'è la finanza, i marchi, le legal framework, le organizzazioni di supporto, non c'è la domanda. Ma la domanda è la prima cosa fondamentale. Se non so dove trovo la domanda, pubblica o privata, non posso fare impresa, anche se ho centinaia di miliardi di euro a disposizione, a costo zero. E quindi serve un complesso di strumenti, serve quello che si chiama appunto l'ecosistema. Più finanza, certo, ma non solo, e comunque più finanza dedicata. Più domanda privata, certo, ma senza dimenticare che la ricerca di maggior giustizia sociale è parte fondante della stessa idea di impresa sociale, non basta la domanda privata. E quindi più domanda privata, sì, ma senza demonizzare, anzi continuando a sollecitare, perché questo rientra nelle funzioni dell'impresa sociale, un maggior impegno delle pubbliche amministrazioni verso i bisogni che le imprese sociali servono. Più innovazione, certo, ma anche più imprese che adottano, imitandole, come fanno tutte le imprese, innovazioni già esistenti, al fine di garantire una più ampia soddisfazione dei bisogni. Non bastano solo le imprese innovative, servono tante imprese a far fronte, per fronteggiare tanti bisogni. Più collaborazione con il for profit, certo, ma senza pensare che questo basti a compensare, come fa Cameron o come propone Cameron, il ritiro del pubblico dagli impegni nelle politiche sociali. Ecco, se provassimo a condividere queste riflessioni, e non mi sembra che siano particolarmente difficili da condividere, forse riusciremo anche, innanzitutto a smetterla con le valutazioni semplicistiche, con la pessima abitudine di dividere imprenditori, imprese sociali, politici e studiosi fra buoni e cattivi, innovatori e tradizionalisti e quant'altro, che sarebbe già un piccolo passo avanti. Forse riusciremo a dare un giudizio più equilibrato della riforma in corso, che pur è importante, da sola non basta, e quindi tutta questa fretta che c'è per l'approvazione della riforma, secondo me, è in larga parte sprecata. Perché? Perché non basta da sola sostenere lo sviluppo dell'impresa sociale. La riforma tenderà a razionalizzare, ma non darà una grande spinta. E invece occorre ragionare più pacatamente su come creare un ecosistema veramente compiuto, cioè dotato di tutti gli strumenti di sostegno, in grado di sostenere tutte le esperienze, non solo quelle di una parte. E in questo ecosistema entrano tutte quelle cose che dicevo prima e probabilmente anche molte altre. Riusciremo, se condividessimo queste tesi, a evitare di snaturare il concetto di impresa sociale, così come è venuto sviluppandosi in Italia, a negare questa esperienza, soltanto per ampliare e diluire questo concetto in qualcosa di diverso, cercando al contempo altre soluzioni per riconoscere il ruolo sociale di imprese che, pur ponendosi anche obiettivi sociali, restano comunque orientate prioritariamente al profitto,
Qui chiediamo a Sacconi che faccia un provvedimento di legge per il governo, glielo fa gratis e riconosciamo la responsabilità di versamento, riconosciamo la responsabilità sociale d'impresa, per esempio attraverso la creazione di marchi sulla falsariga dei B-Corp americani. Mi pare che ci sia un disegno di legge alla Camera su questo tema. Riconosciamo che ci sono imprese che si occupano anche di sociale ma che non sono imprese sociali e diamogli un marchio. Dopodiché saranno i consumatori, i finanziatori, le persone che interagiscono con esse a decidere se premiarle oppure no. In conclusione, credo che pluralismo, sia delle forme di impresa in generale che delle forme di impresa sociale e tra queste ultime il pluralismo degli obiettivi perseguiti, della diversa attenzione al tema della giustizia sociale, dei settori di attività, dei modelli organizzativi, ecco, pluralismo inteso in questo senso dovrebbe diventare la parola d'ordine per i prossimi anni e soprattutto il punto di riferimento per le politiche, per la formazione delle strategie, per la riforma dell'impresa sociale. Grazie.